Rieccoci qui, amici, per il secondo tempo di Bari-Benevento, che è iniziato da quasi 4 minuti. Scusate, ho avuto un problema, quindi ho sentito la diretta un po' in ritardo. Comunque, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Bari e Benevento. Ora, Paleari, il portiere del Benevento, appena effettuato una rimessa dal fondo lunga, però il Bari ora riconquista palla, riparte con Benedetti, attenzione, in aria il Bari, oddio mio, il tiro di poco fuori, il tiro di Khedira che rimane dolorante a terra per uno scontro con un giocatore del Benevento. Attenzione, speriamo non sia fatto troppo male. Vediamo un po'. Benedetti. Oddio. Mamma mia. Per poco la palla finiva dentro. Mannaggia, che sfortuna. Beh, comunque, calcio d'angolo per il Bari. Noi siamo giunti al 50° di questo secondo tempo. Attenzione, però c'è un VAR. Check VAR, non ho capito perché cosa, però sinceramente. Vediamo un po' che è successo. Sta parlando con la sala VAR, l'arbitro Giacomo Camplone di Pescara. Vediamo un po'. Eh sì, c'è un pestone mentre ha tirato Khedira in aria, quindi potrebbe essere un calcio di rigore per il Bari. Vediamo un po' cosa deciderà l'arbitro. Potrebbe esserci un rigore. Attenzione. È in atto un check al VAR. Dalle immagini che ho visto io, sembrerebbe che il pestone ci sia. Però l'arbitro decide di andare a vedere lui personalmente al monitor. Vediamo un po'. Beh, Camblone, me. Vediamo. Però viene dopo che ha tirato. Oh, comunque sì. Il testone comunque lo ostruisce, cioè, lo ostruisce comunque il tiro. Vedremo ora cosa deciderà l'arbitro. È quasi interrò pure a me, mannaggia. E oh, e apriti! Ma perché? Quanto odio questi problemi tecnici. Vediamo un po'. Sì, guarda, aiuto, ma Cosa decide l'arbitro? Sembrerebbe abbia dato il calcio di rigore l'arbitro. Vediamo perché ha ammonito anche il Veseli, giocatore del. Sì, è rigore. Per aver ammonito Veseli è rigore. Sì, calcio di rigore per il Bari, quando siamo giunti al 53° di questo secondo tempo. Dai, sembrerebbe che a batterlo sarà Mirko Antenucci. Però i giocatori del Benevento hanno ancora qualcosa da dire all'arbitro. Antenucci poggia il pallone sul cerchio
per battere questo calcio di rigore. Inquadrato Michele Mignani in panchina. Attenzione. Dai, dai! Dai, dai! Artemir Quattenucci! Sblocca! Al 53esimo di questo secondo tempo! Al 54esimo, scusate! Tutti i giocatori del Bari vanno ad abbracciare Mirko Antenucci! Il portiere aveva intuito, ma non ci è potuto arrivare perché era troppo angolata e alta la conclusione di Mirko Antenucci. Viene riproposta di nuovo la conclusione di Mirko Antenucci, meravigliosa, bellissima. Mamma mia. Esplode il San Nicola per questo gol di Mirko Antenucci. Vorrei tanto essere io lì pure, prima o poi ci tornerò. Sono 9 anni che non ci vado, ma prima o poi sarò lì. Bene, ora riparte il Benevento che c'ha il dente avvelenato, come la strega di Benevento. Allora, attenzione, però sento c'è fallo ai danni di un giocatore del Benevento che è a terra in questo momento. Sì, Vito, io lo faccio il fantacalcio. Ne ho due. Due fantacalci. Grande Mirko, sì. L'ho appena visto, pure io il rigore che ha battuto. E ho esultato in diretta, ovviamente. Comunque, ora non dobbiamo distrarci e cercare di chiudere la partita, magari, con un altro gol. La prima, ovviamente. Anche se non siamo tanti, siamo in quattro, però. Ora c'è calcio di punizione per il Benevento, quando siamo giunti al 56esimo di questo secondo tempo tra Bari e Benevento. Bari 1, Benevento 0. Parte questo calcio di punizione del Benevento. Attenzione! Ancora il Benevento prova a verticalizzare, ma la palla finisce sul fondo. Sì, Vito, con gli amici. Calcio d'angolo per il Benevento. Sì, è vero, prima si è mangiato due gol, si è mangiato Khedira oggi. Però l'importante è che Antenucci poi ha segnato il rigore. E ora siamo in vantaggio. Attenzione, ora il Bari spazza via questa palla. Però il Benevento prova a recuperarla, ma il Bari ora riparte in contropiede, attenzione! Cross in aria! Il colpo di testa di Khedira, però, che sbaglia nuovamente. Mannaggia la miseria, mannaggia. C'è già 3 gol che si mangia oggi, Khedira. Ci avrà fame oggi, Khedira. Sì, ora l'ho visto. A me, evidentemente, arriva leggermente in ritardo rispetto a te. Ora l'ho visto io il colpo di testa. Rimessa dal fondo, battuta corta da Paleari, portiere del Benevento.
Ora prova ad avanzare. Lo recupera palla. Bari. Attenzione. Ancora il Bari in posto di palla con i minuti sono 59 nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo Bari 1, Benevento 0, grazie al gol segnato su rigore da Mirko Antenucci. Ora c'è punizione per il Bari, attenzione, battuta corta. Ora il Bari fa possesso palla per diciamo cercare di stare più tranquillo. Ora riparte però il Bari, contropiede, attenzione! Attenzione, per via laterali, cross! Ribattuto! Recupera palla un giocatore del Benevento, ma la palla è ancora lì! Spazza via la palla un difensore del Benevento. Sì, siamo stati fortunati dal fatto che Osimhen domani non gioca. Per me, cioè, sicuramente è un pericolo in meno per noi, però domani vedremo cosa succederà tra Napoli e Milan. Ora pensiamo al Bari, in posto di palla. Noi siamo giunti al 60° di questo secondo tempo tra Bari e Benevento. Capitan di Cesare ora allarga il gioco. Attenzione. Cerca il centrocampo, ora il Bari fa posto palla. Attenzione, non lo sapremo mai perché non gioca. Può essere come non può essere, chi lo sa. Tu mi raccomando, non iniziare a gufare come è il tuo solito. E se no ti gufo io oggi l'Inter. Ah, sto giocando. Ah, lei sì, deve giocare oggi. Eh? Un amico, cioè un ragazzo che conosco interista. Si chiama Vitto La Nera. Vabbè, ora il Benevento. Bravo, Febbi. Bravo, bravo. Pensa solo all'Inter, che è la tua squadra del cuore, no? Quindi ho tre di squadra del cuore. Bari, Milan e Italia. Ora riparte il Bari. Attenzione. Ah, mannaggia, si allunga il pallone. Però il Bari guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Con chi giocate? Neanche lo so. Con chi gioca l'Inter oggi? Mi sono proprio interessato ultimamente. Al Bari. Tiro ribattuto. Ah, Correa intendi. Diarrea, Correa. Attenzione, il Bari. Cross ribattuto, però arriva comunque a destinazione questa palla. Attenzione, cross in aria, il velo però recupera. Ah, con la Fiorentina. C'è Jack Bonaventura nella Fiorentina, ex giocatore del Milan. Jack! E tu come vedi Fiorentina? Ho preso subito a Jack Bonaventura, che rimane sempre nel cuore rossonero. Tutti i tifosi rossoneri, sicuramente del grande Jack Bonaventura. Ora viene riproposto il gol su rigore di Mirko Antenucci. Attenzione, riparte il Benevento ora.
Ammonito, Viviani, giocatore del Benevento. Ora riparte il Bari. E vabbè, sicuramente vuole essere cacciato in Zeg per fare queste scelte scellerate. Ora riparte il Bari. Sta bloccando, uffa. Va a rinvio dal fondo corto Paleari, ora riparte il Benevento, ma non siamo giunti al 65esimo di questo secondo tempo. Pari sempre in vantaggio, grazie al gol sul rigore di Mirko Antenucci. Attenzione, cambi per il Benevento. Esce Pettinari, entra Sini. Adesso c'è un cambio anche nelle file del Bari. Ah, 90, mi sa che è color, sì, color ruscio. Color ruscio. Esce Wallace Khedira, che oggi aveva molta fame perché si è mangiato 3 gol. Vabbè. Va bene uguale, dai. Comunque, bravo. Ti ha aiutato tantissimo da quando gioca al Bari. Che dire, vediamo. Speriamo che ora Florencio riesca a fare qualcosa in più rispetto a lui oggi. Ma perché si sta bloccando? Vabbè. Ora prova a ripartire il Bari. Attenzione. Ah, uffa. Protegge la rimessa dal fondo il giocatore del Benevento. Paleari ora va. Rinvio dal fondo corto. Riparte il Benevento. Però c'è un giocatore del Bari a terra. Per uno scontro. Ah! Oddio santo. Brutto questo. Ah! Intervento sulla caviglia. Mamma mia. Fallo di Foulon. Calcio di posizione, battuto corto dal Bari che ora in possesso di palla. Quando siamo giunti al 67esimo di questo secondo tempo. Attenzione. Attenzione, finisce a terra il giocatore del Bari, però si continua ancora il Bari in possesso di palla. Foloruscio, dribbling. Foloruscio, il tiro di poco fuori! Mannaggia la miseria! Foloruscio, ecco il primo squillo! Il primo tiro di Foloruscio, che per poco non segna. Deve essere il gol del 2-0. Ora riparte il Bari. Siamo giunti al 68esimo di questo secondo tempo. Attenzione, Mirko Antenucci. Avanza Mirko Antenucci. Mirko Antenucci entra in aria, cade! Rigore? Mi sa che c'è un altro rigore per il Bari. Viene ammonito. Mi sa Viviani. Espulso anche Viviani. Benevento in 9.
Veramente 9. Oddio. Boh, vabbè. Vivieni, deve lasciare il gioco. Il terzo di gioco. Sì, ho visto che siete espulso, Vivieni. Vediamo. Beh, sì. Il fallo c'è, però bisogna capire, sulla linea era. Quindi comunque è rigore. Vediamo se lo batte di nuovo Antenucci questo rigore. Tu dici che non era rigore, Vito? Ma che a me non sembrava proprio sulla linea. Boh, non lo so sinceramente. Ma i dubbi restano comunque. Va bene, ma è l'arbitro che decide, insomma, alla fine. Non possiamo fare nulla. Rigore, punizione. Qualche secondo, ecco perché tu gliel'avevi visto. Ho detto che Polo Rouge doveva segnare, che comunque doveva far meglio di Khedira. Infatti, punizione, stupendo. Michelino Polo Rouge raddoppia il vantaggio del Bari su una punizione con un po' di fortuna anche dei mezzi della barriera, però comunque la palla entra. L'importante è che entra la palla. Bari 2, Benevento 0. Siamo giunti al 72esimo di questo secondo tempo. Bari in vantaggio per 2 reti a 0 grazie ai gol sul rigore di Mirko Antenucci e su punizione di Michelino Foluccio. Ora la palla ce l'ha Paleari. A me ora sta 72esimo e 20 secondi, Vito, quindi roba di secondi, non è proprio. Comunque riparte il Benevento. Recupera palla il Bar, attenzione. Ora ha messo 72 e 53. Vabbè, 30 secondi, cioè. Ovviamente. Anzi, blocca, quindi comunque poi arriva un pochettino di seconda età in più. Vabbè, è importante vedere. Ora avanza il Bari. Nel cerchio centrocampo, ora il Bari avanza. Attenzione. Il tiro ribattuto nella difesa del Benevento. Però è ancora Bari che prova ad avanzare. Si blocca. Vediamo
funzione si lotta questo pallone, però c'è un giocatore del Bari che ha i crampi e allora il giocatore del Benevento l'aiuta. Attenzione, c'è stato un fallo ai danni di Bellomo che è a terra. Ora siamo giunti al 74esimo, questo secondo tempo. Ricordiamo Bari in vantaggio per 2 reti a 0. E qui viene riproposto il gol su punizione di Froncio. Attenzione, ancora Bellomo a terra. Dolorante per i crampi. Arriva lo staff medico ora del Bari, soccorso. Attenzione, altro cambio nelle file del Bari. Entra Molina. Anzi, due cambi. Due giocatori si apprestano ad entrare. Vediamo un po'. Esce Vicari. Ed entra Zuze. Oh, bello, bravo Zuze. E poi Molina, non ho capito al posto di chi però è entrato. Ah no, perché deve ancora entrare. Però è entrato solo Zuzek al posto di... Ah, Bellomo! Bellomo esce in barella. Vado, speriamo che niente di grave. Palomo, Bellomo viene portato fuori in barella. Giocato del Bari. Bellomo. Eh? Che tifoso, giocatore del Bari, Bellomo si chiama. Vabbè, tu non capisci niente di calcio. Vabbè, comunque Molina è entrato al posto di Bellomo che è uscito in barella. Questi sono stati i cambi, so. Vicari, Dusek al posto di Vicari e Molina al posto di Bellomo, che è uscito in barella. Speriamo che non ci sia niente di rotto, comunque niente di grave. Vedremo dopo. Aggiornamenti non dite sulle condizioni di Bellomo. Comunque, ora si continua. La palla ce l'ha Caprile. Noi siamo giunti al 77esimo di questo secondo tempo. Bari sempre in vantaggio per 2 reti a 0. Ciao Gabriele, come stai? Attenzione, avanza ora il Bari. Con il capitano di Cesare. Possesso palla ora il Bari. Ciao Teresa. Benevento. Che fai? Gufi contro il Bari, Gabriele. Vince 2-0 tanto, quindi figlio di Teresa. Ah, sta pure lei, mi sta guardando. Sì, ho salutato adesso. Pesciolino! Pesciolino! Ti ricordo che chiamava Anna! però è vero, io me lo ricordo.
Io me lo ricordo bene questo fatto. Vabbè. Ora riparte il Barry. Bene, Teresa, e tu? Ah, peccato, troppo lungo questo pallone per l'attaccante del Bari, quindi rimesso dal fondo che viene battuto in questo momento da Paleari, il portiere del Benevento. Mi fa piacere che stai bene, Teresa. Ora riparte il Benevento. Attenzione. Sempre forza Bari. Tanto vince 2-0 ormai. Manca poco più di 10 minuti per la fine della partita. Anzi, tuo figlio ha scritto Forza Benevento. Ora riparte il Benevento. Attenzione, Paleari va a rilancio lungo, però il Bari riconquista palla. Quando siamo giunti all'ottantesimo di questo secondo tempo tra Bari e Benevento. Ah, bene. Che bello. Domani c'è il Milan, però. Domani c'è il Napoli-Milan. Quella sarà un po' tosta domani. Mamma mia. Attenzione ancora il Bari in possesso di palla, però ora la palla ce l'ha il Benevento. Prova ad avanzare. Sta bene, Teresa, tutto a posto. Non si fa vedere perché comunque non interessa niente di calcio, quindi attenzione, ora riparte il Benevento. Grazie, Teresa. Allora, ora il Bari riparte. Una giusta blocca. Ehi bello, sei stanco di essere un po' risolitario? Va C'è un bene, poi te problema la nella saluto, tua Teresa. serie o magari vuoi fare un nuovo conoscenze? Qua si è bloccata a me, come sempre. Mai una volta che non c'è inconveniente, ogni volta che devo vedere qualcosa. Ah, mamma mia. Sì. Coloruncio a terra. Quando siamo giunti all'83esimo di questo secondo tempo, fallo ai danni di Coloruccio. Chiama pupetta Gabriele. Ecco perché l'ha scritto. Ora mi sono ricordata. Pupetta è impegnata stasera. Oh, mi stavo ricordando. Attenzione.
Fallo ai danni di un giocatore dell'evento. Attenzione. Benevento prova a ripartire, ma il Bari riconquista palla. Attenzione, per ora il Benevento prova ad avanzare. Al Bari conquista palla. Siamo giunti al 85esimo di questo secondo tempo tra Bari e Benevento. Ora il Bari riparte con Mazzotta. Attenzione. Antenucci. Ah, recupera la difesa del Benevento. Attenzione, batte ribatti. Alla fine la para Paleari, il portiere del Benevento. Quando siamo giunti all'86esimo di questo secondo tempo tra Bari e Benevento. Ricordiamo, Bari 2, Benevento 0, grazie ai gol al 54esimo di Mir Quantinucci su rigore e poi il raddoppio su punizione di Froruscio. Attenzione. Ora il Bari fa possesso palla nel cerchio di centrocampo, però a me quasi si è bloccato, come sempre. Uffa. Ora avanza il Bari quando siamo giunti all'87esimo di questo secondo tempo, però con questa palla ora il Benevento e prova ad avanzare, però subisce fallo il giocatore del Benevento che è ancora a terra. Attenzione, c'è un altro cambio nelle file del Bari. Esce Mir Quantenucci. Applausi per Mir Quantenucci, autore del gol del 1-0 del Bari. Grande Mirko, al suo posto. Entra con il numero. Di nuovo, vabbè, non l'ho visto. Comunque ora riparte il Benevento. Attenzione,
Noi siamo giunti all'88esimo di questo secondo tempo, poco più di un minuto al 90esimo, aspettando di sapere quanti minuti di recupero concederà l'arbitro Giacomo Caplone. Attenzione il tiro di Folorunscio che finisce sul fondo. Peccato, bel tiro fatto. Però era comunque molto lontano. Inquadrato Michele Mignani a bordo campo, l'allenatore del nostro Bari, il nostro magico Bari. Ora siamo solo in attesa di sapere quanti minuti concederà l'arbitro Giacomo Camplone. Attenzione, ora si lotta questo pallone. Benevento perde palla, il Bari fa possesso palla, si avanza palla al piede, ora Mazzotta, c'è che centrocampo, ora il Bari quando il 90esimo scocca in questo momento. Saranno 5 minuti di recupero concessi da Giacomo Camplone, arbitro di Pescara. Fa possesso palla ora il Bari. Prova ad avanzare ora. Perde palla, attenzione il Bari però riparte il Benevento, attenzione! Oddio, però recupera palla il Bari, però ha detto c'è un giocatore del Benevento a terra. Fallo di Capitan di Cesare ai danni del giocatore del Benevento. Attenzione! Oh, che è successo? Non ho capito cosa è successo. Non so, un tiro addosso a capire che la palla non capiva dove. Vabbè, c'è calcio di punizione per il Benevento. Quando i minuti di gara sono 91 nel corso di questo secondo tempo. Attenzione, insiste il Benevento ancora. Insiste per orgoglio il Benevento. Ormai il cronometro scorre, c'è poco da fare. Mancano poco più di 4 minuti alla fine dell'incontro. Attenzione, prova ora il Benevento, ancora cross in aria, ribattuto da Maiello, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Benevento, quando siamo giunti al 92esimo e 20 secondi nel corso di questo secondo tempo. Bari 2, Benevento 0. Attenzione, dato il colpo di testa il giocatore del Benevento, che però finisce direttamente sul fondo. Rimessa dal fondo che sta per essere battuta da dal nostro portiere Caprile. Attenzione, ora riparte il Bari, che ha battuto questa rimessa. Noi siamo giunti al 93esimo di questo secondo tempo. Ormai mancano meno di 2 minuti alla fine di questa partita. Ora il Bari gioca con tranquillità in virtù di questo 2-0, che è molto rassicurante. Attenzione, ora fa possesso palla il
il Bari nel centrocampo. Ormai il Benevento si era segnato, neanche va a contrastare l'uomo, lascia giocare proprio il Bari liberamente. Mazzotta. Siamo arrivati al 94esimo di questo secondo tempo, manca un minuto alla fine dell'incontro. Il Bari che praticamente, il gol del Bari che si passano la palla proprio come fosse un allenamento. Attenzione, lancio lungo a cercare l'attaccante del Bari, però recupera palla il Benevento ora. Paleari va a rilancio lungo, però la palla finisce direttamente in fallo laterale quando mancano appena 23 secondi alla fine della partita. Ora il Bari che ha battuto questa rimessa laterale continua a fare adesso palla passandosi la palla. L'arbitro controlla il suo orologio. E finisce qui. Giacomo Camplone fischia la fine di questa partita. Il Bari batte Benevento per 2-0. Grazie ai gol di Mirko Antenucci su rigore e Michele Foloruncio su punizione. Bene, un bellissimo sabato pomeriggio direi per tutti noi baresi. Quindi vi saluto e sempre forza Bari. Un bacio a tutti, buona serata!